mattina, dopo aver fatto colazione, facciamo tutte le mattine una bella pulizia, perché questo qua è una pulita cotta su sabbia, io non voglio dormire sulla sabbia, ma lo anticipo perché è già uscito, è già... Vieni qua. Il comino di mattina, controlliamo il nostro basilico, vedete ancora per piattaforma, lo spruzziamo. Chiudiamo bene, questo qua è il basilico destinato al nostro amico norvegese che faremo questa mattina. Quello che dire, ce la piantiamo oggi. Partiamo! Allora, oggi ci siamo imbastiti da tavola e il convento passa da Giovi Borlotti, Sgombro e Bresaola e anche un po' di Parmigiano Reggiano. Acqua, perché qua siamo in Norvegia, in Svizzera, in centro di Vantaggio, pane, abbiamo tutto come se fossimo a casa, ok? Un po' di crocchio e qualunque, tanto non mangerà perché vengono lo sgombro, ma però noi l'abbiamo messo con lo stesso. Anzi, facciamo così, ce lo assaggiamo due, per farvi vedere che lo mangiamo anche noi. Se le mangio io, le mangio anche lui. Dai, forza. Visto? Buon appetito. Adesso andiamo verso Kristiansund, al Trantalsandvegen, questo dovrebbe essere l'Atlantica Roma. Sarà un po' che cielo stupendo. Questa notte, allora lì inizia l'Atlantic Road, ma non la facciamo stasera, così la facciamo domani mattina con la luce. Stanotte io e Balco dormiamo qua. Abbiamo deciso di dormire sul mare, che era già un po' che non ci arrivavamo. Il posto è stupendo, adesso vi faccio vedere quel besugo lì, vedete che è dentro. Mino? Ciao Metto, eccolo lì, così si vede riflesso anche la mia immagine. Qua c'è il nostro, mi sembra che siamo adesso arrivati all'incirca, siamo qua. Vi lascio con questa bella immagine che è stupenda e domani inizieremo di qua. Buonanotte, prima ceniamo e poi a dormire.